Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sto registrando di continuo, sì, rispetto alla prima missione che abbiamo appena completato. Ho effettuato il salvataggio, l'ho soprannominato col nome YouTube e adesso continuiamo con la seconda missione, ovvero con la seconda parte. Ci stiamo lavorando adesso. Avrà la consegna alla fine della settimana. A 3 giorni. Scaduti questi, la stampa americana riceverà una bella soffiata. Mi dispiace, ma... Veramente spiacevole. Gli uomini di Steven hanno la donna appena prenderanno il plasma. E Logan? Non c'è stato tempo. Le forze delle Nazioni Unite stavano per arrivare. Un'altra seccatura. Hai idea di quanto la tua incompetenza abbia rischiato di farci ammazzare tutti? Non sono responsabile per le azioni di chi c'era prima di me. Markinson aveva perso il controllo. Markinson era un tuo uomo. Come Römer era uno dei tuoi. E Gregorov? Il tuo compito era tenere i russi lontani dai magazzini FAR come in Kazakistan. Non dovresti sfogarti con me per la tua incapacità. L'SVR non è sotto il mio controllo più di quanto non lo fossero i terroristi di Römer. Basta. La posta è troppo alta. Logan è stato uno dei nostri migliori agenti. Ha ricevuto il migliore addestramento ed ha anni di esperienza sulle spalle. Non sarà facile eliminarlo. Capisco, ma forse non sono stato chiaro. Bisogna spazzarlo via. Vero, Mr. Cochrane? Sarà impossibile ottenere il plasma dalla donna finché Logan è vivo. Credo che lo stiate sopravvalutando. Lei, Mr. Cochrane, ha ottenuto l'incarico perché aveva promesso di ottenere la fase 2 del virus in tempo. Non è stata colpa mia. Romer ha perso la ragazza prima che potesse Ma ha estrarre. fallito, come Markinson e Romer. Ascolti, mi dispiace che le cose non siano andate come nei piani, ma. Vede, Mr. Stevens, una piccola dimostrazione. Mara ha dimostrato la sua utilità, Mr. Cochrane no. Logan sarà sistemato. Allora, avremo presto il plasma della donna. Ho una squadra in direzione Colorado ed i miei uomini sono nella base con Liang Xing. Non ci dovranno essere altri ritardi. Puoi prenderti una pausa, Aviere. Faremo in 10 minuti. Devo controllare il suo identificativo, signore. Siamo con il FEMA. Dobbiamo riferire questa storia al tuo comando? No, signore. Controlleremo Fagan. Tu finisci con l'altro agente. Stevens ci rivuole a New York stanotte. Sta attento. È rimasta svenuta molto più a lungo di quanto credessi. Comunque il virus non dovrebbe averla indebolita troppo. Vado all'hangar a vedere se gli F-22 sono tornati per il rifornimento e i nuovi ordini. No. Vai ai cancelli principali e assicurati che il nostro carico passi indisturbato. Penserò io al pilota. Due contenitori di plasma dovrebbero bastare. Non sentirei niente. No, sei tu che non sentirai più niente. Ok. Devo trovare l'equipaggiamento. Eh già, siamo nei panni di Liang Xing. Colorado, base aeronautica Mackenzie. Agente Liang Xing, alcuni uomini dell'agenzia guidati da Morgan ti hanno rapita in Kazakistan e ti hanno portata nella base aeronautica Mackenzie, in Colorado. Devi fuggire dall'edificio e trovare una via d'uscita dalla base, se è possibile. No, se è possibile, cerca di scoprire i piani dell'agenzia spiando Morgan e i suoi uomini. Il personale della base crede che tu sia un terrorista in regime di quarantena e non esiterà a fare fuoco nel caso ti sorprendesse. Evita la cattura ed usa metodi non mortali per eliminare ogni ostacolo sulla tua strada. Esatto, questo sarà uno dei livelli praticamente stealth che ci saranno all'interno del gioco. Non mi ricordavo fosse già il secondo livello, però penso di sì, penso che questo sia forse un mio deficit di ricordo confuso, perché ricordavo appunto che Logan prima facesse le due spedizioni di montagna e autostrada. Poi Liang Xing si liberasse e poi il livello dell'aeroplano cioè il livello dove devo recuperare i data disk dall'aeroplano con Logan. Invece no, a quanto pare è uno e una, proprio separati in questo modo. Detto questo, perché la situazione adesso è un po'
così drammatica, proprio perché l'agenzia ha diffuso le notizie che Gabe Logan, Liang Xing e Teresa Lipan sono effettivamente dei terroristi, cosa che comunque non è vera, proprio perché loro stanno indagando sulla diciamo sulla cura fondamentalmente di questo siphon filter per curare Liang Xing, e Liang Xing infatti, essendo stata contagiata in precedenza, aveva quel problema. Dottore? Sì? Hai finito con lui? Gli ho fatto un'iniezione. Ci vorrà un po' perché faccia effetto. Morgan vuole che tu vada a controllare Fagan. Penso che gli ultimi contenitori di siero siano stati riempiti. Voglio controllare prima Liang Xing. No, Morgan ha detto adesso. Ok. Quindi qua ci vuole dell'adrenalina. Dobson, ti avevo detto di tornare indietro. Perché non mi hai ascoltato? Ok. E adesso possiamo... possiamo stare a pieno regime. Senza avere problemi di salute. Solo che ora non mi ricordo. Ecco, e di lì c'è l'altro soldato. Che però mi vede probabilmente. Io dovevo andare nella stanza adesso verso Fagan, quindi da questo lato credo. Oh cazzo. Ceppo proprio. Meno che veramente tipo dovevo andare di qua, perché no, non era qua dove dovevo andare. Probabilmente dovevo aspettare il soldato che... aspettate, fatemi vedere se dovevo andare di qua. Forse non ci faccio caso. Abbiamo un problema. Cacchio. Il prigioniero è in uso da 40. No, mi hanno visto. Ok, allora non dovevo andare. Allora sì, probabilmente devo andare di qua. Esatto, perché lui da qua non mi vedeva. Esatto. Esatto. Che qua c'era il video. Ho mandato via le guardie, non ci disturberà nessuno. Beh, dottore, hai finito con lui? Sì, con lui siamo a posto. Prenderemo il resto da Xing. Ok, allora non ci serve più. Un attimo, potrà tornare utile in laboratorio. Non abbiamo ancora studiato il comportamento del virus a lungo termine su certe strutture genetiche. Gli ordini sono di far sparire Fagan appena terminato il prelievo del plasma. L'agenzia non può rischiare che il governo trovi un uomo della Farcom infetto da un virus sconosciuto. Capisco, ma non conta nulla che abbia una pallottola di mara nel cervello. Potrai usare la ragazza per i tuoi altri test. Ok, come vuoi. Chiamerò i laboratori di New York per chiedere se è tutto pronto. Vengo con te. Tu vai a controllare gli F-22. Assicurati che siano pronti per sistemare i superstiti. Vedrò cosa trattiene Holman. Esatto. Hanno letteralmente ucciso Fagan.
Eccolo. Sarah Fagan e l'hanno ucciso. Il problema è che io adesso non mi ricordo più dove dovevo andare. Ah no, qua sono ritornato. Cacchio. Aspetta, facciamo un piccolo. Esatto. Visto che lo possiamo fare. Anche perché qua dovevo andare io verso. Verso gli armadietti. Oh, oh. Vedi, sì, che era qua se non sbaglio. Perché dovevo recuperare praticamente l'attrezzatura. Questo la parlava, gli diceva. Apri, Carter. Dove stai andando? Esco, quelli del governo mi danno i nervi. Qui c'è sotto qualcosa. So cosa intendi. Hanno portato un paio di sacche per cadaveri e subito ho ricevuto una chiamata dal comando. Mi hanno detto che la base è in quarantena. Anche perché questi qua comunque sono militari civili. Cioè, nel senso, non militari civili. Torno tra poco. Nel senso, sono comunque innocenti. Nel senso che non c'entrano nulla con... quello che succede ovviamente con l'agenzia, eccetera, eccetera. Ecco perché dobbiamo utilizzare i metodi non letali per eliminarli. Gabe, mi senti? Gabe! Liam, dove sei? Stai bene? Teresa! È bello sentire una voce amica. Sto bene. Mi tengono in una base civile in Colorado. Dov'è Gabe? Ha avuto un problema. Il trasporto è stato abbattuto mentre sorvolavano le montagne. È nei guai? Sì, ma non è una novità. Penso sia più preoccupato per te che altro. Ha di meglio da fare che preoccuparsi per me. Oh. Liam, tutto ok? Ho avuto un aumento di adrenalina, ma ora va meglio. Dai questa informazione a Gabe. Aveva ragione su Fagan. Lo tengono in vita per testare una nuova forma del virus. Forse la stessa che ha infettato me. Devono avercelo iniettato mentre eravamo nelle catacombe. Dio mio. Ecco perché mi hanno portata qui. Usano la base per mandare avanti e indietro i soggetti infetti, eludendo la quarantena internazionale. L'agenzia sta anche isolando le rotte sopra le montagne. Ricorda, di a Gabe che i laboratori dell'agenzia sono da qualche parte a New York. Cercherò di scoprire dove. Ok. Ora devo cercare un elicottero e devo uscire di qui. Gabe ha un piano di fuga? No, vuole che controlli il traffico radio dell'agenzia mentre lui raggiunge il luogo dell'incidente. Poi rimedierà un elicottero lassù. Digli di non farlo, passerò io. Hai le sue coordinate? Possiamo uscire, aviere, apri. Sì, signore. Non preoccuparti, li raggiungerò dalla torre. Devo andare all'altra infermeria ed assicurarmi che il resto del plasma sia stato conservato al meglio. Ok, gli F-22 sono quasi pronti. Appena avrò fatto, potremo incontrarci alla torre. Esatto, perché dobbiamo aprire praticamente la porta per uscire, no? Altrimenti noi la porta non la possiamo aprire e quindi non possiamo andare avanti. Oppala. Dannazione! Oh oh. Abbiamo...
Non mi ricordavo si potesse chiudere. Proprio non me lo ricordavo. Vabbè, sì. 2 ore. Madonna, io questi giochi li odiavo per questo, ragazzi. Voi non mi potete capire di come li odiavo per i comandi fatti a ceppo. Guarda i comandi a ceppo. Che cazzo fa? Ha fatto il passo troppo lungo. Ehi, Carter, torno fra 5 minuti, apri. No, penso proprio di no. Non c'è motivo. Stai tranquillo. Ah, eccoci. Attenzione. Allora, lui non dovrebbe fare tutto. Esatto, lui dovrebbe fare avanti e indietro solo in questo corridoio. Abbiamo. Vabbè, sì, minchia. Speedy Gonzales. Si è girato subito. Perché giustamente io qua cosa devo fare? Devo andare ovviamente piano piano, tipo finestra finestra. Perché non ci arrivo a prenderlo subito, capito? Quindi devo fare questa sorta di zigzago. Che qua non dovrebbe vedermi però. Ma dai, minchia. Ma sono, cioè, veramente. Oh. Madonna mia, cioè, veramente tipo occhio di falco. Comunque sì, dovremmo essere praticamente alla fine. Perché qua, esatto. Ferma, non ti muovere. Non sono una prigioniera. Non hai idea di chi siano in realtà questi uomini. Hai ragione, non so chi siano, ma so che non sono del FEMA. Ho sentito due di loro, hanno intenzione di ucciderti. Puoi uscire da qui. Grazie. Se stai provando ad arrivare all'aeroporto è a sud-ovest di qui. Controllerò l'ufficio della sicurezza per coprirti finché mi sarà possibile. Stai correndo dei grossi rischi. Ho preso l'impegno di rispettare la legge. Chi sono questi? CIA? NSA? Non esattamente. Chiunque siano, non hai molto tempo. Ora vai. Grazie ancora. Plot twist pazzesco qui. Il soldato che ti aiuta perché appunto capisce che c'è qualcosa che non va. E tra l'altro questo soldato è lo stesso che praticamente aveva detto prima al collega: no, devo uscire perché a me questi del governo tipo non mi piacciono, eccetera eccetera. E quindi niente, piccolo sipaietto simpatico. Va bene. Detto questo, ovviamente direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.